tre domande brevissime. Intanto volevo chiedere, così sentiamo anche la voce, com'è come fratello, no, nel film? Aspetti, aspetti, che ho il microfono, lo No, faccio tu. era breve, era una peste. Vabbè, insomma, comunque come si è trovato. Poi volevo chiedere a Siani oppure al produttore chi temete di più, perché l'11 è una giornata di grande uscita, c'è cioè George Clooney, Jodie Foster, riprendimi. Insomma, c'è di tutto che esce l'11, per cui, dato che le Riprendimi a porgo la me. battuta in questo Mo' modo. riprendimi a me perché non lo so. E invece chiedevo a Elisabetta Canalis se ha dei modelli di riferimento, cioè da ragazzina aveva qualche attrice del cuore, insomma qualcuna che le piaceva molto, e che cosa farà oltre a Controcampo in TV, se c'è qualche progetto che può Partiamo dire. dall'ultima che Quello che vuole lei. poi Ho memoria mi corta. Allora, a livello di parliamo di ispirazione, io a nessuno, nel senso io non mi so né quando faccio televisione né quando recito, perché ci metto proprio del mio. E, chiaramente ho degli attori e delle attrici che mi piacciono moltissimo, ma che hanno delle caratteristiche completamente diverse da me e io da loro. Quindi seguirò una mia strada e vedremo, insomma. Quindi questo per quanto riguarda il cinema, la recitazione, che per quanto riguarda la televisione. Per quanto riguarda il mio futuro, ci sono delle cose di cui adesso ancora non. Poi tra l'altro in questa situazione non mi sembra giusto parlarne, di cui non mi sembra giusto parlare, però ci sono delle cose. No, vabbè, no, sto parlando in Italia, sì, sto parlando del mio lavoro qua. Allora, devo dire che con Alessandro è nato subito un rapporto strano, perché non nasce così normalmente, una complicità fortissima. Loro sono venuti a Salerno da me perché io stavo lavorando, stavo sul set di Capri 2 e sono venuti sia Alessandro che Francesco insomma, a discutere un po' del personaggio, di quello che poteva uscire fuori, e a cena abbiamo riso fino alle lacrime e lì abbiamo detto sì, si fa perché c'è questa familiarità, come se ci conoscessimo già da tempo. È stato divertente, è stato molto difficile non ridere, cioè quella scena che avete visto ad Arezzo, quella quando dico mamma mia o mamma tua, cioè quando lui dice mamma ero Carmen, che io credo che non so chi mi ha fermato, perché veramente era molto molto difficile non ridere. Poi io Ma da perché buona. quella d'Arezzo che stavamo seduti a tavola e quell'altra là, Ha c'è detto che quell'altra. la candela, ce l'andiamo noi, e quella là che stava appesa così, quella fa morire proprio. No, però è stato veramente Hai molto visto divertente. quella là del pesciolino crescente? E quella là. No, però è stato molto divertente. E poi era un tipo di recitazione che non avevo mai sperimentato, perché comunque io ho sempre fatto cose molto drammatiche, molto impegnative. Questa è impegnativa, ma almeno ci si ride sopra, insomma, ben venga. E poi bisogna dire che Miriam è una biografa di Alessandro. Abbiamo scoperto dopo, infatti, che aveva visto tutti gli spettacoli di Alessandro e conosceva anche molto bene le battute di Alessandro. Quindi c'era proprio un'affinità, è vero, è verissimo. C'è una forte amicizia che non vorrei scusate, ne abbiamo la risposta nel film a George Dello Clooney. Musella. Dello, ti puoi alzare un attimo? Ecco, lui è la risposta a George Clooney che ne abbiamo nel film. Lui è la risposta ad una domanda che non è mai stata posta. No, George è un amico e non vorrei creare delle polemiche inutili e anche una costa. Non mi piace creare un incidente diplomatico con l'amicato che ha dei progetti con George Clooney. Lui è all'espresso, tu è la tazzarella di come si dice a Tazzurello, lui all'espresso, secondo me con fegato si accide, perché prima fa un martini, poi fa un caffè, se non arriva a fare un altro film, secondo me è giusto meglio proprio fisico, di vivere fisicamente bene e sanitario. Comunque, beh, sono film americani, tutti hanno paura dei film americani. Io però mi fido molto qui sulla mia città, perché già da 2 settimane il film di George Clooney è sulle bancarelle a Napoli, quindi io l'ho fatto io, le copie le ho fatte tutte le l'ho fatto io nel Connecticut dove lo stavano montando, e quindi già è stato sulle bancarelle, si chiama
George Clooney non si nessuno a confrontarsi anni, l'hanno messo così e sta faccia George Clooney con una bottiglia scassata. No. No, poi bisogna dire che ultimamente è il cinema americano che ha paura del cinema italiano. Questa perché, la potete... sì, perché è vero, ultimamente tutti i film italiani che sono usciti hanno sono superato negli incassi i film americani, tant'è vero che adesso le major incominciano a guardare le uscite. Prima eravamo noi che guardavamo le uscite, poi questo lo può confermare anche Merzi, no? Era... Cioè, infatti il mio film George Clooney è stato 2 settimane a decidere. No, non solo cinepanettone, ma anche film, vabbè, film degli esami, ma comunque sì, le uscite erano prima italiane, Verdone, anche Moccia, prima erano gli italiani che guardavano le uscite delle major, adesso accade, quest'anno perlomeno è accaduto il contrario. Infatti George Clooney deve stare a casa, che la moglie dice George, ma è che strano, magari sto pensando, ma secondo te è meglio uscire una settimana prima si anni? A me lo fa impazzire. Sul lago di Como. Sul lago di Como, si pone interrogative. Chissà che fa palestra, si anni, sta 4-11.